Elenoire Casalegno terrorizzata dalle iene, cosa è successo? Le iene, il terribile scherzo fatto a Elenoire Casalegno. Le iene, il programma più irriverente di sempre, ha fatto il suo ritorno sul piccolo schermo. Per la prima puntata di questa nuova edizione, alla conduzione dello show, il pubblico ha trovato il volto di Nicola Savino con Nadia Toffa e Giulio Golia. Tra i servizi presentati in questo primo appuntamento, ce n'è uno che ha particolarmente divertito i telespettatori. Quale? Quello dello scherzo fatto a Elenoire Casalegno. Gli inviati del programma di Italia 1, grazie alla collaborazione del migliore amico della conduttrice di Mistero, hanno realizzato uno scherzo in grado di far venire la pelle d'oca alla povera Casalegno. Elenoire ha ultimamente scoperto la passione per il mondo degli spiriti e del paranormale, così le iene hanno pensato di farle credere di essere perseguitata dal fantasma di Raimondo Vianello, con cui la presentatrice ha collaborato durante gli inizi della sua carriera. Una medium, complice dello scherzo, una mattina ha avvisato Elenoire Casalegno di essere seguita da uno spirito di un uomo, più grande di lei. Durante la notte, a casa del suo amico, sono iniziati degli strani fenomeni, la voce di Vianello che invocava aiuto, elettrodomestici che si accendevano da soli e la presenza di una strana colomba bianca. Tutti ingredienti che non hanno di certo fatto passare una nottata tranquilla alla povera showgirl. Elenoire Casalegno, il fantasma delle iene spaventa la showgirl. La voce, ovviamente registrata, di Raimondo per tutta la notte ha chiesto l'aiuto di Elenoire Casalegno. L'amico della conduttrice, che ha segretamente collaborato con le iene per la realizzazione dello scherzo, ha finto di non udire nessuna voce. Elenoire ha creduto più volte di impazzire, tanto da chiedere aiuto in tarda notte a una sua amica esperta di paranormale che, complice del terribile scherzo, ha assecondato le parole della povera vittima degli inviati di Italia 1. Dopo che la conduttrice è stata terrorizzata a puntino, attraverso la voce registrata di Vianello, le iene le hanno comunicato dello scherzo. Elenoire Casalegno ha reagito insultando il suo migliore amico, dandogli qualche pacca sulla spalla. Lo spavento, fortunatamente, è passato poco dopo la rivelazione dello scherzo e la conduttrice è così tornata a fare sogni tranquilli. Nonostante qualche minuto prima fosse convinta di essere perseguitata dallo spirito del grande volto delle reti Mediaset. Raimondo, durante le ore di persecuzione, si sarebbe rivolto alla Casalegno mostrandole anche immagini di una partita dell'Inter, squadra di cui era grande tifoso.